Bella, si può sopravvivere mangiando nella stazione di Napoli per 24 ore consecutive? 2 mesi fa stavo a Napoli, sono entrato in stazione, ho visto quanta roba bella ci avevano. Sono tornato a Roma e ho detto, fra, ma te non puoi capire, famo un video del genere, subito, lineare, coerente. Quindi poi stiamo a Termini, il treno parte adesso, sono quasi le 10, poi arriviamo per colazione e ce l'andiamo via per la colazione il giorno dopo. Che poi si va col treno, e ti devo raccontare una cosa sul treno. 4 giorni fa stavo qua e dovevo prendere i biglietti per Napoli, no? E allora tu mi chiederai, dov'è che al mulino prendete i biglietti? Come fate a organizzarvi i viaggi? Che mezzo utilizzate? Lui, con Ernesto. Ernesto è comodo, pulito, velocissimo e soprattutto ci porta dovunque vogliamo andare. Ernesto mi sta mangiando i capelli, vero? Vabbè, no, non è vero. Ti faccio vedere. Ernesto, Ernesto. Quasi sempre quando ci spostiamo andiamo col treno. Questa è la stazione di Roma Nomentana, ci tengo pure un po'. E lo sai come li prendiamo i biglietti? Con train line. Cioè, per esempio, mo è il weekend lungo della settimana santa, no? Pasqua, tutto quanto. Come app ti permette di confrontare tutti i biglietti, treni e autobus e trovare i più convenienti per qualsiasi destinazione. Ti aggiorna in automatico orari, prezzi, binari e ti fa scaricare i biglietti direttamente sul cellulare, così c'hai tutto quanto nel palmo della tua mano. Prova a farlo vedere il controllore la mano così, vedi che ti dice. Che poi effettivamente il viaggio è tra 4 giorni, quindi perché sei uno di qua? Per ringraziare Trainline, perché ci andiamo grazie a loro e a questa sponsor a Napoli, quindi ciao Trainline. Wow, sto per inciampare. Eccoci ai tabelloni. Namo. Ecco il treno. E eccoci qua. Ciao. Per 24 ore questa sarà casa mia e tua. E iniziamo mo con la colazione. Cibo della stazione per 24 ore. Io voglio bene a tutti voi che state a vedere sto video. Il mio fegato un po' meno. Anche se sono certo ci sarà roba troppo bella. Ecco, questa è la Food Hall Napoli. Qui dentro ci sono alcuni dei posti più carini della stazione. Quindi noi è qui dentro che iniziamo. Allora, colazione, cominciamo da Scaturchio prendendo qualcosa qua. Scaturchio è storico a Napoli, qua ci sono tutti i babà, ti riprende questo e un caffè. Grazie. Guarda che guardalo, guardalo, guarda. Guardalo, l'aspetto è bello. Poi magari sicuramente servi è un babà da stazione. Però guarda, Scaturchio a Napoli il nome bello ce l'ha, eh. Ah, mi sono scordato di dirti, 3,10 euro caffè babà. Tieni, becca. Il profumo è veramente attraente. E direi che come colazione ci sta proprio. Bello spugnoso. A me piace quando si sente ancora di più il rum. Ma oh, buono. Per essere una stazione questa cosa è fuori dal mondo. C'è presente il terminal? Se Tomenzi avesse fatto il terminal nella stazione di Napoli, non sarebbe più voluto andare via. Lì c'erano i mezzi, anche remi un po' più brutti, ma non sarebbe più voluto andare via, ironicamente parlando. Buon caffè. Ok, finito. Mo' direi di andare a prendere qualcosa tipo da legge, qualcosa da fa. Camminiamo un po'. Namo. Che presa bene. Che presa bene fa colazione così. Ma pure lo stile della stazione, guarda. Con le icone più iconiche di Napoli. E anche i locali intorno, sempre bella roba. A parte che c'è davvero troppa offerta culinaria. Tipo il negozio delle streghe. Pure Rod House, anche se non credo che ci mangeremo oggi. Dai, dai, c'è pure lo store del Napoli. Con la maglia quella con l'edizione di Maradona. Un sacco di souvenir. Con anche un bambino attaccato PNG in faccia e mani, non so perché, sul vestito vuoto. Pure il negozio dei Maleskin. E quello di Gino Massari. Il libro direi di prenderlo da... Ci dovrebbe essere o Feltrinelli o Mondadori qua. È da quella parte. E era Feltrinelli. Che bello che c'è Wolf Walker, ci ho visto il film. Questo è una vita che mi dico che lo devo leggere, dai. Guarda che bello Bonci che ti sta a guardare dicendo come prendi e te lo sta palan faccia. Compra sto libro o ti imbraco a casa, così. Comunque a me andava un libro horror. Quindi mo cerchiamo un libro horror. E per horror non intendo un libro di Mario Giordano, ma... Allora, stavo vedendo, ho chiesto pure ai ragazzi qua che sono troppo educati. E alla fine mi sa che prendo o Battle Royale, che ho letto solo il manga e visto il film, oppure Cyberpunk. E nessuno dei due in realtà è horror. Però mi ispirano. A parte che Battle Royale forse è horror. Però secondo me oggi è il giorno suo. Guarda che roba. Me l'avevano pure detto che esisteva sta collezione. Quindi sappiamo che leggere oggi. Ok, e mo andiamo a far pranzo. Prima mentre camminavo ne ho visti un paio dei posti. Quindi andiamoli a scoprire insieme. Ok, di nuovo nella Food Hall. Io direi di andare a scoprire il piano sopra. Sotto c'è sta quel posto che fa la pasta che daglie. Però sopra non ho ancora visto nulla. Ci abbiamo la bottega Prosecco Bar e Caffè. Rod House, che l'avevamo visto prima. E cos'è Billy Tacos? Ti prego, prendiamo un tacos. Al singolare taco. Ma sta cosa è bellissima. Cioè io posso scegliere i
taco direttamente, due, voglio quello con hot taco. C'ho pure le poke, i french taco chiusi e i max. Due tacos, un french taco e l'acqua, 11,20. Fide è carinissima, ma tutta la vita, oh. Eccolo qua. Oh, ma è bello pure il packaging. Qui abbiamo i taco, i tacos. Un po' spiaccicati, quello dovrebbe essere chorizo, la salsiccia piccante. Però carucci, guarda che simpatia. Non è il taco migliore della vita mia, grazie al quasi, ma proprio carino. È proprio sfizioso. Proviamo pure quello piccante. Sono un po' vuoti, però per uno spuntino veloce sta cosa è. Apriamo il French Tart. Oh, guarda che veramente bella roba. E pensa che questo è il piccolo. Ma sta cosa è una bomba atomica di gusto. Sto taco è un attacco terroristico all'essere magri. Ecco, guarda. Oddio, esplode in bocca, guarda dentro. Ah, raga, fate venire in fisica a studiare qua dentro, raga, perché è un paradosso quantistico di un mangio che si riempie. Tant'è che veniva sto coso 5 euro, meritatissimi. Carne buona, non manco qua, non è la carne di... Ma carne buona, tranquillo. Oh, di nuovo qua. Usciamo un attimo dalla stazione e ci mettiamo su sta panchina a leggere. Ci mettiamo qua, iniziamo. L'introduzione la saltiamo? Lo facciamo così perché siamo belle persone, la leggiamo, dai. C'è pure un kebabaro qua davanti. Cioè, bellissimo. Poesia. E ti devo dire una cosa. Guarda chi c'è. Ciao. Ho finito manco il primo racconto, però c'è il Fortu qui che mi era venuto a trovare perché gli avevo detto di venire a Napoli. Quindi devi andare a fare colazione. La seconda colazione. La merenda. Stavo a parlare come gli Hobbit del Signore dell'Anello. Fortu è di Napoli, vicino Napoli. Com'è il paese, eh? È tipo, diciamo a Fragola. Andiamo a vedere che c'è dentro. Nella Food Hall è la prima volta di Fortu, quindi direi che può scegliere lui. Qua c'è cuori di sfogliatella, Fortu. Va e bene. Poi, ah, no. Aspetta, va bene. Ti faccio vedere pure l'altra. Qua invece per il salato, Toast House. C'è sfogliatella, ciao. Andiamo di sfogliatella, dai. Il babà l'ho mangiato stamattina, quindi direi proprio danno di sfogliatella. Sì. Anche perché il babà non ne puoi mangiare due nelle stesse giornate. Cioè. Porta sfortuna. No, fanno male, però. Okay. Cioè, proprio a livello di stomaco, fisiologico. Non so cosa sia questa cosa, ma il più strano è un grattacielo di sapore. Sì, abbiamo preso pistacchio e cioccolata e arancia e cioccolata. Sì. Poi vediamo se sta davvero così. Vengono 3 euro l'uno. La cioccolata non ti riesco a spiegare quanto è cremosa. Sia quella che questa. Hanno proprio l'aspetto cremoso. Ok, assaggiamo il borbonico. E poi dentro abbiamo visto che praticamente è uno strato di sapore. Poi col Fortu stiamo scoprendo, ma dovrebbe essere così. Sì. Dentro, e qua se ci fosse comunque mezzo babà, tipo. C'è comunque. È molto particolare, è un po' pesante. Ma è molto particolare. Non so cosa io abbia fatto, ma è stupendo. Dentro è proprio sfogliatella. Posso pure riappoggiarlo così. Dimmi il tuo com'è stato qua. No, il dettaglio si sente, non tantissimo. C'è sicuramente un sapore di alcol molto molto sentito. Però buono, La città qui è bella. Io ho detto Fortu, ma Fortu streama con me sul canale PlayStation. Per quello siamo amichetti. Il cioccolato dopo un po' si solidifica, diventa proprio quasi scrocchiarello. Come se fosse quasi quello degli yogurt, non siete presenti che si solidifica. La cremina che diventa crosticina. Esatto. Comunque no, credo che non sia strato effettivamente, sono arrivato quasi in fondo io. Mezzo sfogliatella, mezzo babà comunque, dipende pure l'impasto di sì, fatto. Questo è palesemente babà. Bella per loro, merenda superata però. Ma questo è già. Poco. Non so, te l'ho detto. Pochino. Yeah. Rubarci per le persone è brutto. Vai. Non c'ho il coppio. Il suo è babà. Invece il mio era sfogliatella e basta. No, aspetta. Non è vero, sotto se guardi c'è babà. Solo che lui magari ce n'ha un po' di più. Mi sa di sì. Figo però. Non è che ci abbia fatto innamorare. Come merenda una volta ci sta per provare. Niente di particolarissimo. Solo divertente. Bel nome però, Borbon, ti riempie la bocca com'è? Per il resto forse con 3 euro nella stazione troviamo roba più buona. Mo famo un po' un giro con Fortu, dopo lo salutiamo e magari dopo c'è tempo per un'altra merenda, vediamo. Tanto oggi stiamo così, allora, esageriamo. Allora, mo ci mettiamo a prendere il tè con Fortu
che tra un po' va via, e direi di venire qua a Bottega Bar e Caffè. A livello cibo non credo che prendiamo niente, anche perché non è che mo proprio mi ispiri, sì. Però ci prendiamo un tè e un caffè, dai. C'è sta pure il prosecco del Napoli, è successo un casino, forse se ne è già andata via, però pugnetto è stato bello fare la prima merenda insieme. Piacere, Prattone. Ciao, alla prossima, vai. Ma guarda che c'è la multipresa, mettiamo in carica l'iPhone e prepariamo la tisana. E noi niente, ci mettiamo a bere tisana e a leggere. Aspettiamo un'oretta qua. Il personale comunque è gentilissimo, belle persone. Fino adesso sto incontrando solo belle persone. Bella per la tisana, bella per Cyberpunk. No. Mi sa che ho finito la prima tisana, quindi semmai mo ne prendiamo un'altra. E poi direi tra un altro po' ci abbiamo qualcosa da mangiare qua in giro. Poi mi sa che stanotte mi hanno detto che chiude alle 11 sto posto, quindi direi che cominciamo a stare qui in giro, proprio fuori la stazione, e mangiamo e beviamo qua fuori. Un appuntamento galante. Allora, è passata una quarantina di minuti, direi di fare un piccolo spuntino. No, direi di farla dall'altra parte della stazione. No, aspetta. Tostau sì, non lo proviamo. Cioè, guarda quanti tipi di toast ci hanno. Abbiamo un ruspante col pollo grigliato. Grazie. Io comunque là ci voglio andare dopo a cena, Quindi direi di andare in bagno, mettere il toast nello zaino, me lavo le mani e tutto, e lo mangiamo qua fuori. Mi sono portato pure l'alcol che te lava le mani da casa, cioè professionista come pochi. C'è scritto quanti posti disponibili ci stanno e costa un euro. No, alla fine ti ho portato dentro, ma perché? È bellissimo. Ciao. Più pulito di casa mia, guarda che roba. Vabbè che casa mia non è un ottimo metro di giudizio, Fa un caos, però. Ti posso dire che è grosso. 5,90, ma è grosso. E carino pure, bello colorato. Vabbè che ne ho preso uno semplice, quindi niente d'eccesso. Un panino allegro, come il compagno di classe che una volta era a prestare una penna, però non è che ci si è andata alle feste insieme. Se io faccio vedere la macchina sparabolle a Francesco, impazzisce. Io, c'hanno pure i biscotti della fortuna da Tiger, ma che bello. Che c'è scritto? Ah, ok. Vabbè, un simpatico 10 minuti a vedere cavolate. Io dentro Tiger c'è vivo, cioè nel senso, tutte queste cose sceme mi danno una gioia, mi danno una felicità. Lo sparabolle di sapone. Quanto mi serve a me uno sparabolle di tantissimo? Guarda che bella la luce del tramonto, come comincia a starci proprio all'elo dei colori. Senti, Modigliani, andiamo a trovare una serie dove guardare Netflix, che mi sto a guardare una serie sulle terme romane, ti giuro. Si chiama Terme Roma 9, una cosa del genere, ed è bellissima. Non lo riesci a immaginare quanto è bella. Chi è? Ci mettiamo qua. Ci vediamo tra tipo 2-3 puntate. A dopo, il tempo per cena. Oh, sono uscito a prendere un po' d'aria. Mi sembra che stai domiciliari alla stazione. C'ho la cavigliera con l'allarme. Guarda che bella luce, oh. Vabbè, niente. Se sta a fa sera, una ventina di minuti e andiamo a cena. Comunque, stavo andando a cena, ma stavo a pensare, sto video lo volevo chiamare Sopravvivo 24 ore nella stazione di Napoli, perché mi aspettavo una cosa tosta, cioè di non trovare posti, di dove sta a mangiare male magari. Sapevo che c'erano belle cose, ma aspettavo la difficoltà. Niente. Belli, sto meglio che a casa, oh. Cioè, ma mi trasferisco qua. Andiamo a cena. Andiamo a cena è brutto. Andiamo a mangiare la pasta. Allora, ti ho detto pure prima, io voglio provare questo qua. Quelli sui piatti di pasta, prendiamone un paio. Allora, sono 17,30 per due piatti di pasta e l'acqua. Allora, la pasta arriva in questi contenitori. E quando li apri. Oh, qui abbiamo gli gnocchi di patata sorrentina, 8 euro. Qui abbiamo i ravioli capresi con sugo di pomodoro a 7,80 euro. Magari per 7,80 sono un po' pochi. Sentiamo il sapore però. Il sugo è un po' naccoso, ma so dei ravioli che ti compri il banco frigo, abbastanza buoni. La marca migliore che trovi al banco frigo. Per essere così, sono pure belli gustosi. Sicuramente come cena. In stazione c'è sta tutta la vita. Gli gnocchi vediamo come sono. Ci dobbiamo pure mezzo sbrigare perché alle 8 chiudono. Guarda che filo. Che strano senti il profumo e il sapore di patata negli gnocchi. Gnocchi di patate tu dici grazie al caso, invece no, perché di solito la roba commerciale por quasi che sa di patata. C'è pure un sapore quasi affumicato, forse c'è la provola.
Scusa, ma c'è la provola negli gnocchi? Buonissima. È provola. No, mi ha chiesto se sono allergico, no? Buona davvero? Senti proprio la provola. Tutta la vita loro rispetto a loro. Pure questi, bella cena. Sbrighiamo se ha finito. Un saluto e un bacio affettuoso alla provola. Ci vediamo fuori. Allora, mo che abbiamo cenato, ma che là c'è sta una parte di stazione che non abbiamo visto? No, tutto. Ti stava a dire, mo che è sera e io mi metto, boh, un'altra oretta a vedere Netflix, a palla proprio. Forse dopo vengono degli amici miei e ci mettiamo qua fuori al piazzale, che mi hanno detto che c'è sta un baretto dove si fa bere bene. E il piazzale la notte vale come stazione, perché io non so se la stazione chiude proprio a st'ora. E quindi, vabbè, birretta qua davanti e poi inizia la notte. Oh! Te devo far vedere una cosa. Sono le 10 di sera e l'amici mia mi hanno detto di beccarci là o lì, comunque in quel palazzo, per piena birra. Io esco e in realtà, appunto, te l'ho detto, non so a che ora chiude la stazione, se chiude che fanno, però mo scopriamo cose. Intanto sicuro ci abbiamo la birra. Ma davvero c'è stata la pubblicità dei confetti sponsorizzato dal conduttore di Ma come ti vesti? Te lo ricordi Ma come ti vesti? Io sì, oh. Là, vediamo dove stanno. Loro, no, da quelle parti. Vabbè, mo troviamo. Stanno là, guardalo Riccardo, guarda, wow. Ma siete bellissimi! Tu sei bellissimo! Alessandro, Simone, Riccardo e Simone. Siamo la stessa persona in realtà, guarda, ci siamo. Uguale. Esatto. Sono scambiato nella culla. Solo che ho una mano in faccia. Prendiamo la birra e beviamo un po'. Riccardo, dimmi. Grazie mille. E one. Vuoi? Simone, grazie. Ale. Io sono astemio, sono a... Questa te la metto qua da parte, Ricca. Te sei un po' Kratos, Ricca. Io sono un po' Kratos. Un po'... Ragazzi, alla salute. Cin. Bello. Per adesso questa esperienza è meravigliosa, soprattutto dal punto di vista culinario, anche dal punto di vista della compagnia. Ma quelli si bello! E nel particolare di Riccardo. Sono le 2:20 e guarda, ha iniziato a piovere. Però sta diventando sempre più una bella esperienza, ci stanno un sacco di racconti interessantissimi qui. Ale, dimmi una verità assoluta che hai scoperto durante la tua vita. Finché sei in buona compagnia, ogni posto è il posto più bello del mondo. Ma non fa rima. Finché sei in buona compagnia il tempo vola via. Vabbè, però così è troppo comunque facile. Comunque è vero. Sì, però Confucio. Mo stiamo un altro po' qua. Magari ci prendiamo un'altra birra. Comincia a essere un po' stanco, un po' appesantito, ma giusto un po'. In realtà è una... Con la pioggia è quasi... Sembra di sentire Something in the way dell'ultimo film di Batman. Un'atmosfera quasi malinconica, un po' scorata. Aspettiamo domani. Il treno è per le 9:30-10 tipo. Facciamo colazione insieme e poi si va a dormire. Un sacco di storie da raccontare, comunque un sacco di persone che incontriamo e che magari non si riprendono perché sono situazioni particolari. Sarebbe bello andare a approfondire queste storie un giorno. Ok, mo i ragazzi se ne vanno, ci vediamo tra tipo due orette all'alba. Tra poco, a breve. Io vado un po' in giro a vedere roba. Wow, bella, ciao. Bella. Ah, di nuovo qua. È un po' noioso di notte. Oh, sono le 5 e qualcosa, sto devastato. Ma comincia a esserci attività in giro. Non ti dico Marrakesh a mezzogiorno, ma ci sono persone, passano le macchine. Vabbè, però comincia a esserci attività. Ho il caricabatterie scarico, quindi in realtà ci possiamo mettere qua e ci stanno i posti per ricaricare. Sarebbe bello. Momento abbracci perché sono le 6:20 e ci stanno pure Ale e Simo che partono. Ciao. Ciao Lore. Ciao guys, mi raccomando, fate i buoni. Ora invece noi ci andiamo a vedere l'alba. Oh, ci vediamo l'alba insieme, ci vediamo. E dopo famo colazione. Chi è? Comincia a schiarire. Io non credo che otterremo niente meglio di questo. Nel senso, c'è... Che delusione, ma c'è tipo... brutto, plumbeo, pioggia, nuvole, piovicchia, più che pioggia. E questa è l'alba. Ah, ma siamo stati sfortunati, succede. L'importante è che mo ci andiamo a prendere un caffè. Poi sembro uno scemo, forse lo sono, perché sono l'unico con la mascherina qua fuori. Però c'ho troppo freddo, la mascherina almeno mi fa caldo in faccia, è una manna dal cielo. Oh, qua, senti, ti posso dire, un'esperienza stupida, stupida. Ma bellissimo, abbiamo scoperto un sacco di posti, ho visto un sacco di amici, mi sono bevuto il caffè e poi sono contento che ce la siamo vissuta insieme. È straniante perché sono fuori dal mondo in questo momento, mi sento un alieno, però siamo stati insieme.
E questa è una cosa un sacco bella, con 7B. Poi aspettiamo un po' perché mi metto a leggere, scialla. E poi... Ma poi non mi va a leggere, no, non mi va a impegnarmi. Io adesso mi metto in sottofondo una serie di quelle tipo Street Food Asia su Netflix e me la... Netflix mi ha salvato la vita oggi. Quindi vediamo un po' così e poi abbiamo il treno. E a quel punto c'è il saluto vero. A dopo. Comunque adoro sta cosa che pure nei bar a Napoli ci stanno i poker. Una cultura proprio apertissima, soprattutto in ambito culinario, a qualsiasi influenza. Senti, ma la prendiamo una zeppola prima di andare via? Sta cosa che tiene una zeppola al forno a portare via da una costruzione così è... Io la amo Napoli. Sono un po' di fretta perché non me l'ero accorto che il treno fosse arrivato, ma... pure a zeppola. Per gli standard delle stazioni altissima. Sto a Salimmo. Io ti volevo ringraziare di nuovo di tutto. Volevo dirti che per qualsiasi cosa mi puoi scrivere qua sotto. Non si stanno su TikTok. Ti volevo dare un abbraccio e aspetta. Mo, ti posso salutare bene. Bella zia.